Passiamo a parlare dello sciopero generale che si terrà giovedì 25 febbraio delle aziende del gas della Toscana, anche di Estra di Prato, anche Estra di Prato parteciperà, ma sull'argomento ascoltiamo e vediamo il servizio di Claudio Aguasti. È stato proclamato da CGIL, CISL e UIL per giovedì 25 febbraio uno sciopero generale dei lavoratori delle aziende del gas della Toscana per chiedere maggiori tutele in vista delle prossime gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas. Lo sciopero è stato indetto per l'intera giornata di lavoro e ci saranno quindi possibili disagi per i cittadini. Bisogna ricordarsi che d'ora in avanti tutte le aziende saranno soggette alle gare del gas, quindi ci sarà sicuramente una movimentazione di personale che, avendo comunque avuto una storia, un passato di lavoratori e quindi una professionalità, con le attuali norme, diciamo, che gestiscono il mondo del lavoro, risulteranno dei lavoratori nuovi assunti, quindi verranno licenziati dalle vecchie aziende e assunti nelle nuove aziende come nuovi lavoratori, perdendo tanti diritti che avevano assimilato nel tempo anche grazie alle rappresentanze sindacali. Quindi questo è quello che noi vogliamo, che queste gare sì, siano un modo per, diciamo, migliorare il servizio, la qualità, la tutela del mondo del lavoro, però non venga fatto sulle spalle dei lavoratori, che questi lavoratori riescano a mantenere i propri diritti che hanno avuto per tanti anni e che è giusto che abbiano. Andando in gara, cioè, se può succedere come è successo già con il passaggio dei ex nostri colleghi a Toscana Energia, in cui i lavoratori che sono stati trasferiti a Toscana Energia e gli è venuta meno questa tutela perché sostanzialmente sono stati assunti con i Job Act e perdendo i diritti acquisiti sostanzialmente.